LG cambia strategia e il Mobile World Congress 2018 di Barcellona decide di non presentare un nuovo smartphone, ma un importante aggiornamento per gli attuali LG V30 e V30 Plus. Parliamo chiaramente del nuovo firmware con Android 8.0 Oreo, che introduce non solo le novità che Google ha inserito nell'ultima versione del suo sistema operativo, ma anche e soprattutto molteplici funzionalità riguardanti la fotocamera, che viene arricchita dell'intelligenza artificiale ThinQ, permettendo di ottenere ancora di più dai propri smartphone, soprattutto per quanto concerne gli scatti fotografici. Lo abbiamo provato in anteprima e vi elenchiamo tutte le novità che abbiamo trovato sui nuovi LG. Innanzitutto partiamo dal fulcro principale del nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ossia l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella fotocamera. LG la chiama Vision AI e altro non è che il riconoscimento degli oggetti nelle foto in maniera del tutto automatica da parte dello smartphone nel momento preparatorio allo scatto. In questo caso Vision AI include tre nuove funzioni che per la fotocamera, che prendono il nome di AI Cam, Bright Mode e Q-Lens. La prima, ossia AI Cam, permetterà allo smartphone, una volta aperta la fotocamera, di analizzare i soggetti presenti nell'inquadratura e di suggerire le impostazioni di scatto ottimali tra ben 8 categorie, come ritratto, cibo, animali, ma anche fiore, alba o tramonto. Chiaramente ogni modalità permetterà di migliorare le caratteristiche del soggetto con lo smartphone, che terrà conto di tutti i vari fattori di scatto, come l'angolo visivo, il colore, i riflessi o anche altri parametri. In questa modalità, durante la fase di messa a fuoco del soggetto o dei soggetti sulla scena, lo smartphone o, per meglio dire, l'intelligenza artificiale scandaglierà ogni singolo aspetto presente sulla scena e proporrà una carrellata di parole chiave fino a trovare quella più vicina ad una delle modalità configurate. A quel punto il device sarà pronto a scattare la foto impostando tutti i parametri tecnici per ottenere lo scatto più adeguato. Molto interessante è anche la funzione Bright Mode, che l'utente troverà nelle impostazioni della fotocamera e che permetterà di avere scatti nettamente più chiari anche in condizioni di scarsa luminosità. In questo caso l'intelligenza artificiale di LG utilizzerà uno specifico algoritmo capace di catturare più luce, combinandola poi con i pixel reali del sensore. Il risultato è un'immagine a posteriori il doppio più luminosa del solito e gli esempi che abbiamo potuto realizzare parlano effettivamente da soli. Infine Q-Lens, che sfrutta al massimo l'intelligenza artificiale nel modo più puro possibile, ossia si potrà eseguire uno scatto ad un determinato oggetto proprio attivando la funzione specifica Q-Lens e successivamente effettuare delle ricerche grazie al supporto di Amazon Assistant per poterlo acquistare online. Non solo perché si potrà sfruttare anche in futuro per informazioni su punti di interesse come edifici o anche statue. Oltre alla fotocamera, LG permetterà di utilizzare l'intelligenza artificiale anche sui comandi vocali. In questo caso parliamo di Voice AI, ossia l'utilizzo di applicazioni ed impostazioni del dispositivo attraverso semplici e comodi comandi vocali. Ecco che l'utente, con il nuovo aggiornamento e la peculiarità della collaborazione tra Google Assistant ed LG, potrà avere tutti i vantaggi dei comandi vocali anche per cercare tra le opzioni del menu e non farlo più manualmente. Oltre all'intelligenza artificiale però c'è anche altro. LG ha voluto migliorare ancora di più le prestazioni della fotocamera su LG V30 e V30 Plus. In questo caso l'aggiornamento ad Oreo 8.0 garantirà agli utenti una modalità di scatto notturna completamente nuova, che ridurrà sì la risoluzione delle foto, ma garantirà una qualità decisamente superiore proprio in queste circostanze. Modificando i driver della fotocamera, LG ha usato i pixel del sensore a gruppi di 4, creandone in poche parole dei pixel più grandi 4 volte tanto. Questo ha determinato una riduzione della risoluzione di 4 volte, 2 sull'orizzontale e 2 sul verticale, ma di fatto il risultato è senza dubbio incredibile. Gli scatti al buio completo risultano ora decisamente efficaci, con meno rumore del previsto e maggiori dettagli. Abbiamo sì una foto da 4 megapixel, ma di fatto il buio sarà davvero un ricordo. Per il resto, l'aggiornamento non modifica poi troppo l'interfaccia grafica di LG V30 e V30 Plus, che rimane comunque simile a quanto visto con la versione Nougat di Android. In LG si è puntato molto sulla fotocamera e l'intelligenza artificiale, cercando di qualificare ancora di più il buon lavoro che l'azienda aveva realizzato con questi suoi smartphone top di gamma. I risultati sembrano davvero corposi e interessanti. Tutti coloro che sono in possesso di un LG V30 V30 Plus potranno trovare tutte queste novità dal prossimo mese di aprile, quando l'azienda rilascerà ufficialmente Android 8.0 Oreo anche in Italia.